Volevo sì. rispondere, ad esempio, a Vittorio. Ci sono tante lettere, vi ringraziamo veramente moltissimo. Da alcune prendiamo spunto anche per parlare di cose o di dare delle risposte immediatamente. A Vittorio rispondiamo subito. Messaggio per la comunità europea, dice Vittorio, ascoltando i nostri discorsi di prima, cioè quello che sta accadendo, queste imposizioni, eccetera, no? Dice Vittorio, io a casa mia faccio come cazzo mi pare. Ai ai ai. E beh, così dice, ai perché ai non ai. È mica colpa mia. Io, ripetita, Juvent, facciamo un'altra volta, lo ripetiamo? No, lasciamo perdere. Okay, vabbè. Lui fa come vuole a casa sua, dice, fuori dall'Europa, Vittorio. Vittorio, adesso ti spiego come funziona. Dipende se a casa tua fai come vuoi. Intanto dipende il denaro come ce l'hai, se c'è, perché hai visto, basta premere un pulsante, puff, sparisce tutto. Hai capito? Dipende poi anche se sei allacciato alla rete ma non hai un'alternativa, che ne so, fotovoltaico, batterie, gruppi elettrogeni, eccetera, eccetera. E arriva qualcuno adesso, hai visto? Premi un pulsante e tu non c'è più la corrente. Dice, no, ma hanno detto che abbassano solo del 5-10% al massimo per delle ore al giorno. Se abbassano del 5 possono abbassare pure del 50, possono abbassare del 90, possono anche spegnerlo il contatore visto che lo controllano da remoto. Questa grande bella tecnologia che ci avete, le vostre belle telecamerine in casa che riprendono i vostri momenti intimi e pensate che siete solo voi a vederla ma sono altre migliaia di persone, Cina, Taiwan, vi stanno a guardare tutto il mondo. Tanto non capisco, e ridono di voi e fanno i contest a chi fa l'immagine più piccante, no? Quante volte ve lo devo ripetere? Col cellulare qua sul tavolo, no, questo no, che è un po' cheratino, questo è il mio, quindi. Però in genere lo mettete là e la gente si fa gli affari vostri se vuole, ok? E quindi anche il vostro danarino, che tutti sanno quanto avete, cosa fate, è tutto digitale. Ma è per l'evasione, eh? Oh, Francè, è per l'evasione. No, mica è per controllarci, no, è per combattere l'evasione. E che non lo sai che negli Stati Uniti pure lo... ma come? Noi prendiamo ordini nel paese dove in realtà il contante è libero. Porca miseria! E dove tutti pagano le tasse, perché sennò gli fanno un culo così e fanno pure bene, perché le tasse sono giuste lì. E quindi fanno bene. Però guarda un po'. Però è per l'evasione. Il denaro sta... tu fai click, puff, denaro spero, non c'è più. Finito, tutti i risparmi della tua vita, oppure adesso se li succhiano in un altro modo, tramite le bollette. Appunto, certo, te lo stavo arrivando a questo. Adesso tanto con le bollette che ci sono, i risparmi verranno preusciugati, no, tra Covid, lockdown e bollette, i risparmi finiscono, che era l'obiettivo, ok? Però voi non avete ancora capito, caro Vittorio, mi spiace dirtelo, io non so se tu sei organizzato a casa tua, se premono un pulsante, tu, Vittorio, a casa tua non puoi fare come ti pare. Puoi fare come ti pare, ma stai al freddo, non cucini, non ti riscaldi, non fai niente, perché te levano la corrente, scusami, ti tolgono l'energia, capisci? E lo possono fare con un click. Prima non si poteva, ora sì, perché la tecnologia è dalla loro parte, ce l'hanno loro in mano. Tutti gli uomini, l'evoluzione umana, migliaia di anni, gli ultimi 100 soprattutto, menti eccelse, hanno fatto progredire la tecnologia, sono arrivati quattro, come si dice a Roma, scusa, quattro stronzi, ecco, quattro, l'hanno presa in mano, dice, bello, grazie, com'era il marchese Grillo, grazie, mo te ne puoi pure annà, cioè, grazie che avete creato la tecnologia, adesso ce ne appropriamo noi, e con questa tecnologia che voi avete creato, studiato, noi ce ne appropriamo, e ci distruggiamo il mondo, ci facciamo gli affari nostri, un po' come è successo con la bomba atomica, no? Cioè, Einstein, la teoria della relatività, poi paffete, bomba atomica, il primo utilizzo, no? Hiroshima, Nagasaki, arrivederci e grazie. Quindi ecco qua poi cosa accade in questo mondo che ancora non possiamo valutare essere veramente solidale.